Simone Rizzato, comincia il tuo secondo anno qui a Trapani, qual sarà l'obiettivo di quest'anno? Beh, sicuramente intanto sono contento di essere stato riconfermato perché l'anno scorso ho passato un'annata straordinaria insieme alla società, all'allenatore e ai miei compagni e essere riconfermato fa sempre piacere e si spera sempre di fare meglio, quindi si incomincia da zero però con lo stesso entusiasmo dell'anno scorso. Vi aspetta un ritiro lungo sicuramente per una lunga stagione come quella dell'anno scorso? Sì, quest'anno abbiamo un po' più tempo per preparare la stagione, visto che ci sono stati molti cambi, penso che sia anche giusto così perché il mister ha più tempo per conoscere un po' tutti e abbiamo tempo per prepararci al meglio per un campionato di Serie B, anche perché ci sono molti giovani al primo anno e quindi vanno aiutati. Sei contento di aver ritrovato il tuo ex compagno di squadra Barilla? Sì, con lui abbiamo passato 4 anni insieme, quindi ci conosciamo bene anche con le famiglie e fa piacere ritrovarlo qui a Trapani. Gli ho parlato benissimo di questa città e sono sicuro che si troverà alla grande e poi speriamo di fare grandi cose insieme. Quest'anno ci sono molte alternative sulla fascia, pensi di riconfermarti come terzino o magari di arrivare a giocare anche un po' più alto come facevi qualche anno fa? Beh, credo che questa prima di tutto sia una decisione del mister. Personalmente gli ultimi anni ho sempre giocato terzino, quindi penso che sia quello il mio ruolo. Poi sarà il mister a decidere e qualunque sia la sua decisione per me va bene. Tanti giovani in rosa, ti senti un po' di fare da chioccia a tutti questi ragazzi? Beh, è normale, ho un'età importante, penso che sia giusto fare anche un po' da chioccia e magari più con le parole essere di esempio sul campo e cercare di fargli capire quanto è importante questa categoria per questa città e cercare di fare sempre meglio perché sono giovani e si trovano già in Serie B, quindi hanno grandi possibilità per il futuro, poi sta tutto a loro cercare di emergere il prima possibile.